Il prezzo sta salendo alle stelle, c'è una corsa al lingotto, l'oro dunque come bene rifugio e per la prima volta c'è difficoltà anche nel reperimento della materia prima. Così la guerra in Ucraina sta influenzando pesantemente il mercato dell'oro. Guardi, con molta sorpresa devo dire, per la prima volta dopo 35 anni abbiamo problemi anche noi a reperire la materia prima. Non era mai successa. Naturalmente, oltre ai prezzi che sono aumentati, problemi di logistica, problemi di Covid, perché comunque qualche miniera ha chiuso, però sì, per la prima volta abbiamo problemi nel reperire la materia prima. Siamo all'Italpreziosi, azienda storica nel mercato della produzione, trading e commercio di metalli preziosi da 35 anni. Il momento è difficile, il prezzo dell'oro è alle stelle, oggi più che mai è considerato bene rifugio, forse il più sicuro. Prima del 2008, i primi anni 2000, era 6 euro al grammo, vale a dire un chilo costava 6.000 euro, adesso costa 56.000 euro e comunque ha dimostrato che nel lungo periodo l'oro è un ottimo investimento. Per assurdo dico, può crollare l'euro, ci può essere una guerra, con un po' d'oro non si muore di fame. Questo è il concetto e vi posso assicurare che in questo ultimo mese abbiamo visto una corsa incredibile da parte di privati ad acquistare oro, perché hanno paura, perché non si fidano più di nulla e effettivamente l'unica cosa certa che abbiamo oggi è la grande incertezza. Come si compra, dove si compra, come e se si può anche vendere l'oro? Dal 1935 vigeva il monopolio di Stato, è stato abolito nel 2000, pertanto oggi qualsiasi privato può acquistare, detenere e vendere oro esente da IVA. Quindi noi lo vendiamo tranquillamente, come noi ci sono altri operatori. Nel momento che lo vendiamo ci impegniamo a riacquistarlo a un prezzo certo e trasparente, perché le quotazioni dell'oro sono trasmesse 24 ore su 24 con dei piccoli margini. Se dovesse dare un consiglio a chi ha un po' di risparmi da parte in un momento così delicato e così difficile, che cosa consiglierebbe? Diversificare, ma avere un po' di oro. Non molto, magari un 5-10% del proprio patrimonio, perché oggi avere un po' di oro significa, dico in momenti estremi, una guerra quant'altro, con quello non muori di fame, perché con l'oro puoi andare in qualsiasi paese e trasformarlo nella valuta locale di quel paese.